giorno. La sua missione è importante, lui deve portare la GCOM a dare alla RAI il pretesto giuridico per oscurare Santoro oppure impedirgli, in linea proprio minore, di parlare dei processi al Cavaliere. Mobilita altri commissari, preme sul presidente Calabrò perché diffidi la RAI, minacciandola per Santoro di multe del 3% sul fatturato, 90 milioni. Concerta strategie col direttore generale Masi, col giudice Ferri del CSM, con i forzisti in vigilanza, con il consigliere della RAI Gorla, anche lui un ex della Fininvest. Minaccia addirittura di denunciare Calabrò, che dice si muove solo quando deve farsi i cazzi suoi, mentre col premier è un po' tiepido. Oppure addirittura dice magari faccio chiudere questa cazzo di Agicom da Tremonti. Sempre Innocenzi dice a Letta di chiamare Calabrò per spingere, istruisce Cosentino e Dell'Utri perché presentino degli esposti contro Anno Zero, dice a Berlusconi di commissionare un esposto ai carabinieri, inventa ostacoli per la trasmissione, tipo vietare di fare le docufiction oppure di parlare di processi in corso. Che la GCOM sia un tribunale dei partiti l'abbiamo sempre detto, ma dai nastri di Trani emerge qualcosa di peggio, cioè commissari indipendenti trattati come camerieri del premier che ha giurato fedeltà alla Costituzione, senza contare che le autorità avrebbero pure la firma del capo dello Stato. Ma il PD pigola e i TG e i giornali al seguito minimizzano uno scandalo che è molto peggio del Watergate. Il problema, tanto per cambiare, diventano le intercettazioni, i giudici che le fanno, i giornalisti che le raccontano, anziché il loro contenuto. Si guarda come al solito il dito per non guardare la luna. Dicono non c'è reato. Ma Minzolini, appena il PM gli dice che il suo verbale è segretato, spiattella subito tutto l'interrogatorio a Bonaiuti al telefono, e Innocenzi al pubblico ministero che gli dice lei ha mai avuto pressioni contro Anno Zero, dice mai, assolutamente, e il PM però ha tutte le intercettazioni che dimostrano il contrario e quindi lo indaga per favoreggiamento e false dichiarazioni. E poi c'è Berlusconi che è indagato per concussione per aver appunto tentato di costringere la GCOM a fare una cosa che non si può fare. La notizia dopo un po' scivola in fondo alle prime pagine dei giornali e a quel punto interviene geniale Ghedini, che dice Berlusconi non è indagato, sfido la procura a dire il contrario. La procura lo accontenta immediatamente, dice sì, è indagato e non solo per concussione ma pure per minacce a una pubblica autorità per turbarne l'attività. È un reato che, basta leggerlo, sembra scritto da una toga rossa che ha appena letto le intercettazioni di Berlusconi. In realtà quel reato lo ha scritto nel 1930 Alfredo Rocco, che era un fascista. Codice Rocco, non Rosso. Dicono che Trani è incompetente perché Berlusconi sta a Roma, ma i presunti reati di Minzolini e di Innocenzi intanto sono stati commessi a Trani, e quanto a Berlusconi è ovvio che nei casi urgenti un pubblico ministero che scopre un reato prima mette al sicuro le prove e poi alla fine le manda alla procura competente. Cioè se un PM indaga un pastore che ruba delle pecore e scopre che il pastore sta pure cercando di ammazzare sua moglie ma a Bari, è ovvio che intanto continua a intercettarlo, perché altrimenti se stacca tutto e manda le carte a Bari, nel frattempo la signora se ne va al creatore. Dicono che Masi e Calabrò hanno resistito impavidi alle pressioni, ma non è proprio così. I due lo sanno che è illegale bloccare preventivamente un programma e giocano un po' allo scaricabarile per vedere chi dei due deve lasciare le impronte digitali. Masi anzi dice di sperare che Santoro faccia la pipì fuori dal vaso per poterlo punire dopo, e sollecita esposti addirittura contro la propria azienda. È un po' come se Moratti, prima del derby col Milan, chiamasse l'arbitro perché si inventi un fallo ed espella il centravanti dell'Inter su richiesta del padrone del Milan. È un po' curioso. Dicono che è normale che il direttore del TG1 parli con il premier. Sì, però dipende da quello che gli dice. Dicono che è normale che Berlusconi parli con la GCOM, col cavolo. È come se, come quando Fiorani parlava con Fazio, è come quando Moggi parlava col designatore arbitrale. Berlusconi non dovrebbe avere nemmeno il numero di telefono della GCOM, perché è il capo del governo e perché è il padrone di Mediaset, e facesse un esposto se ha qualcosa da ridire, non certo una telefonata. Dicono che è ovvio che la GCOM risponda ai partiti, visto che sono loro che la nominano, ma la legge dice che i commissari devono essere indipendenti, se ricevono pressioni dovrebbero disobbedire, oppure appellarsi al Quirinale o magari dimettersi, anche se è dura rinunciare a uno stipendio di 400.000 euro. Berlusconi dice è una vergogna, hanno intercettato il Presidente del Consiglio, ma non è vero niente, lui non è mai stato intercettato in vita sua, sono gli altri che vengono intercettati, quelli con cui lui parla, esattamente come quando parlava con Dell'Utri, con Cuffaro, con Sacca, con Fiorani, con Tarantini e le escort. Interessati sono sempre gli altri. Il guaio è quello che dice e a chi lo dice. Ogni anno in Italia si intercettano circa 20.000 persone su 60 milioni di abitanti. Possibile che lui non riesca mai a parlare con gli altri 59 milioni 980.000?
Poi il cavaliere dice: ma io le stesse cose contro Anno Zero le ho sempre dette anche in pubblico, a parte che non è vero perché nelle intercettazioni c'è ben di più, ma anche se fosse, cioè è come se uno dicesse per tutta la vita mi piacerebbe ammazzare mia moglie. Dopodiché scoprono che ha assoldato un killer per farla ammazzare, lo processano, lui va in tribunale e dice: e vabbè, ma l'avevo detto, no, che la ammazzavo. E non lo assolvono in quel caso lì. Dicono anche che non è successo niente perché Anno Zero c'è ancora. Ma intanto l'istruttoria su Anno Zero, la GCOM l'ha aperta. Poi la RAI ha vietato le trasmissioni in campagna elettorale e poi ha vietato pure le docufiction. Innocenzi lo sapeva già il 4 dicembre che avrebbero chiuso le trasmissioni. È un profeta. Diceva al telefono: tra 2 mesi sospendono le trasmissioni per le elezioni, bisogna fare in fretta. E poi questi minimizzatori non lo sanno che se uno fa delle minacce e poi le minacce non vanno a buon segno, comunque è un reato fare delle minacce. Ecco, chi dice che non è successo niente ricorda un po' quel tale che sparò alla moglie, poi andò in tribunale e si difese così: vostro onore, sono innocente, l'ho colpita soltanto di striscio. L'hanno condannato lo stesso. Allora, Giovanni, andiamo avanti. Giovanni, alla luce diciamo di quello che poi hai emesso a Trani, è cambiata la valutazione sulla decisione di sospendere le trasmissioni in campagna elettorale, oppure insomma è venuto fuori che tutto sommato era un disegno che un po' partiva più da lontano? Intanto grazie per avermi invitato e buonasera a tutti. Guarda, sai cos'è? A me le intercettazioni, tu, diciamo, c'è un giudice che sta indagando, il PM trarrà le sue conclusioni, poi ci sarà quello che dirà la difesa, se si andrà mai al processo, e si deciderà. Non è questo il punto, secondo me. Quello che mi colpisce è la tristezza del quadro complessivo. Diceva Travaglio: quasi non si nota, c'è gente che non ha notato l'importanza delle cose che vengono dette in quelle telefonate. Secondo me non si nota perché tutto sta scendendo di livello. Sta scendendo di livello tutto, perché abbiamo un politico che... Abbiamo un politico, al di là di chi è, di che ruolo ha, abbiamo un politico che passa il tempo in maniera così rabbiosa, così viscerale, ha visto una cosa e non gli piace e chiede la chiusura di una cosa. L'idea che quello che non ti convince, che non ti soddisfa, possa essere chiuso, è un'idea asfittica. L'idea che, abbiamo visto prima il parallelo che hai costruito tra Mussolini e Berlusconi, no? Io non sono d'accordo su quel parallelo, ma non è quello il punto. Quando Berlusconi dice: volete voi che vi intercettino tutto il giorno dentro casa? E il suo popolo dice no. Che vuol dire? Che l'altro popolo dice sì? Che vuol dire? Che invece gli altri vogliono essere intercettati dentro casa? Quando lui dice: volete tante tasse? E il suo popolo dice no. Che vuol dire? Che chi non vota per lui invece vuole tante tasse? Allora, se tutto si sta restringendo così, se si ottiene la chiusura di posti che possono piacere, non piacere, io penso che il bello di questo periodo è che ha un'ingiustizia come la chiusura della trasmissione tua, della mia, di quella di Bruno Vespa, di quella di Paragone, è seguita tanta giustizia. È seguito un periodo in cui le persone hanno reagito ognuno a modo suo, noi siamo andati in giro per l'Italia, Gad Lerner è venuto qua, anche se la sua trasmissione c'è, e molte volte ha parlato a favore delle trasmissioni. Lucia Annunziata si è autosospesa, Riccardo Iacono ha partecipato a manifestazioni del sindacato, come anche questa è. Tutto questo ha portato, secondo me, a più aria. Tutta l'aria che è stata sottratta nella mancanza di confronto, nella cancellazione delle differenze, nello schiacciare tutti in quelli che non vogliono le tasse. Noi abbiamo visto nei filmati tuoi gente in una manifestazione che se la prende con te, con un giornalista, nome e cognome. È vero che tutta la gente che era in piazza non è come le persone che hai ripreso, sicuramente c'è tanta brava gente che vota Popolo della Libertà e che non dice Santoro a morte,
Però è un brutto momento quando nelle manifestazioni, da una parte o dall'altra, si iniziano a portare i cartelloni con nomi e cognomi, non con idee, non con partiti, ma con nomi e cognomi. Tutto questo mi sembra che delinei, al di là della singola intercettazione, al di là della singola trasmissione cancellata con cui uno può essere d'accordo o no, delinei una mancanza di ossigeno in questo paese, e credo che sia il momento di riniziare a respirare. Bene. Anche...